Telenovela calcio scommesse che non finisce mai, praticamente si gioca un campionato di Serie A sul calcio e un altro si gioca praticamente in pretura o nelle caserme dei carabinieri. I carabinieri che sono andati a Bari, sembra abbiano addirittura emesso, il giudice abbia emesso per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, abbia emesso dei mandati, diciamo, di arresto, no? Dei provvedimenti restrittivi, tra cui addirittura uno nei confronti di un calciatore che sembrerebbe, usiamo ancora il condizionale perché non vogliamo, insomma, questo in base a quello che dicono alcune fonti di agenzie di stampa, sembrerebbe, ma Andrea Masiello, anche in relazione alla partita Bari-Lecce, persa dal Bari per 2-0, il derby delle Puglie, e in cui Masiello segnò praticamente un gol, fece un autogol. C'è il video su YouTube di questo autogol, non sembrerebbe così clamoroso come alcuni giornalisti lo dipingono. C'era un tiro che andava verso la porta, lui è intervenuto, certo non nel modo migliore, ma non sembra proprio una cosa così evidente. Fatto sta che ci sono diverse partite sotto i registri, diciamo, o sotto la lente degli inquirenti di Serie A, e quindi tra queste, soprattutto quelle del Bari contro, per esempio, il Bologna, il Palermo, il Chievo e l'Udinese. Che dire, ogni sappiamo bene che alcuni sappiamo bene che il calcio scommesse è molto diffuso. Escono continuamente questi scandali. Ricordo l'anno scorso quello clamoroso, no? Che ha visto anche Beppe Signori e Doni, no? Dell'Atalanta e tanti altri calciatori. Alcuni parlano anche di fare un indulto, come si dice, un'amnistia, proprio un resettare tutti i reati e tutte le situazioni del calcio scommesse, perché sembra talmente marcio, insomma, il calcio che c'è proprio da resettare, come per dire, vabbè, facciamo finta che non è successo niente, però adesso finitela, perché qui di nascosto si vendono le partite e si fanno i bei milioncini di euro. Questo è quello che dicono adesso anche su Google News nella prima notizia del giorno. Quindi calcio scommesse, nuovo blitz a Bari, 9 partite nel mirino della magistratura.